Pescina, la città che ha dato i natali al cardinale Giulio Raimondo Mazzarino e allo scrittore Ignazio Silone, ha conquistato la finale della Capitale Italiana della Cultura 2025, l'unica a rappresentare la regione Abruzzo. Una fantastica progressione di presenze e di azioni storiche e culturali con le sue due case museo, del tutto affiancato dal vitale mondo del volontariato e dell'associazionismo dell'intero territorio, con il ruolo propulsivo della diocesi di Avezzano. Sicuramente un evento di prestigio. Sicuramente sì, è un evento di prestigio perché insomma Pescina, che si vede tra i 10 nomi più importanti delegati alla capitale della cultura, è la prima volta che accade, quindi contiamo, siamo fiduciosi soprattutto del nostro valore storico che portiamo da anni, perché le nostre rappresentanze a cui abbiamo dato i natali ancora oggi si fanno da volano per essere promotori di cultura e valorizzazione di un territorio bello che deve essere messo a conoscenza e a cospetto di tutti. Questo è un grande traguardo non solo per Pescina ma per tutto il territorio marsicano, che si vede alla ribalta delle cronache nazionali su una finale come capitale della cultura. È una cosa bellissima che premia l'impegno importante di tutta l'amministrazione comunale di Pescina, che ha creduto sin dall'inizio dell'insediamento del proprio mandato nella divulgazione, quindi nell'impiantare nella cultura il vero investimento del territorio. Con grande orgoglio che una città abruzzese, in questo caso Pescina, sia rientrata tra le 10 finaliste. Un grandissimo risultato da parte di questa amministrazione, da parte di tutti gli abruzzesi che possono riconoscersi in Pescina e quindi tiferanno sicuramente per questa cittadina. Siamo tutti contenti e emozionati per questa avventura, perché siamo qui per sostenere un sogno che è quello di vedere Pescina capitale della cultura per il 2025. Siamo in finale con altre 10 città e è un momento importante perché rappresenta tanto, rappresenta innanzitutto il fermento culturale che c'è in Abruzzo. Mi piace anche ricordare che Sulmona, la splendida Sulmona, aveva anche avanzato la propria candidatura come capitale della cultura, purtroppo non è andata a buon fine. Vuol dire che in Abruzzo c'è grande fermento culturale. Io credo che sia un riconoscimento straordinario non solo per Pescina, per la Marsica, per l'Abruzzo intero, in particolare per le aree interne. Adesso anche noi delle istituzioni dobbiamo fare di tutto per spingere affinché da questa candidatura si arrivi davvero alla designazione di questo importante riconoscimento.